contenuto nella risoluzione si risulta nel fatto che se Tibet e Cina non dovessero essere in grado entro pochi anni di risolvere i propri problemi attraverso uno scambio essenzialmente retorico-politico, allora dovremmo riconoscere, noi tutti i paesi dell'Europa innanzitutto dovremmo richiedere che la Cina riconoscesse l'autorità del governo tibetano. Contact was established between China and Tibet, but nothing concrete has come so forth. And on top of that, the human rights condition inside Tibet continues to worsen. Anzi, devo dire che per certi aspetti la situazione è peggiorata. Porto l'esempio dei diritti delle donne, che nel mio paese, appunto, sicuramente non è migliorata nell'ultimo periodo. Today the entire country of Tibet is under great tense, under military surveillance. There's great presence of military in every small villages. Every Tibetan is being watched, being looked at, and we do not today enjoy the basic human rights. La situazione in Tibet è questa oggi. C'è una forte presenza militare che esercita una grande pressione nel mio popolo. In ogni piccolo villaggio, ogni tibetano è controllato a vista d'occhio. On 8th of April 2009, four Tibetans have been given death sentence by the Lhasa court, and all these four people are people who have participated in the peaceful demonstration in March 2008. L'8 aprile del 2009 quattro persone sono state condannate a morte solo per avere preso parte ad una manifestazione che ha avuto luogo nel 2008, nel marzo del 2008 nel mio paese. As I left New Delhi, as I mentioned to you earlier on the 21st, one major task was to appeal to independent individuals, NGOs, local governments to help save the life of these four people who actually were given court sentences without due process of law. But however, come vi ho già detto, uno dei miei scopi venendo qui da voi è innanzitutto quello di fare appello a quante più istituzioni possibili, anche le ONG, i governi sia locali che nazionali. Questo col solo obiettivo, col solo scopo di cercare di salvare delle vite. Voglio ricordare che tante di queste persone non hanno, ad esempio, potuto di un giusto processo, come dovrebbe invece essere garantito loro. And however, instead of having any changes to the status of these four persons who has already been given capital punishment without due process of law, today, while on the flight coming from Torino to Palermo on your iPhone, I read what we were fearing for some time. That is yet another capital punishment, this time to a woman, a very young woman. The charges against her for having participated in the demonstration and for having fire to some shops, having caused damage to public property. These are the reasons which is quoted, which is mentioned for her getting the capital punishment. So, as I speak with you here today, as I stand before you, I cannot help but remember all those more than 5,000 Tibetan people who since just last year, March 2008, has been arrested. In many cases, it is for distributing pro-freedom pamphlets, or sometimes simply coming out to cheer the pro-democracy demonstrators.
Vi pongo un esempio. Proprio adesso, mentre ero in volo da Torino verso la vostra città, verso Palermo, ho saputo di un'altra condanna capitale attraverso il mio iPhone. Questa volta si tratta di una giovane donna che è stata condannata solo perché aveva dimostrato per la pace e perché aveva causato dei danni a degli edifici di appartenenza statale. E proprio adesso, mentre mi trovo qui a parlare con voi, non posso fare a meno che tenere a mente le 500 persone condannate soltanto dall'anno scorso ad oggi. Molte di queste sono state arrestate soltanto per essere scese in piazza e per manifestare contro queste pressioni, contro l'oppressione militare. And Mr. President, I'm very grateful to you. I heard before we arrived here that His Excellency the President was kind enough to offer his solidarity and condolence with all those people against whom violation of human rights continues. So thank you very much, Your Excellency, for that. Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio. Ho saputo mentre mi recavo qui al Palazzo che lei ha avuto modo di esprimere già la solidarietà della Regione, da parte della Regione nei confronti del mio popolo, soprattutto rispetto alle mancate applicazioni del rispetto dei diritti umani nel mio Paese. And also because I am really not aware of how long I am expected to speak or how much longer I am not expected to speak. So therefore, I would like to conclude here. In realtà non so per quanto potrò ancora prolungarmi, insomma, col mio discorso. Yes. And I would like to say that we Tibetans today, as a nation, as a people, we are going through great sufferings, but we still believe in peace, we believe in non-violence, and we want happiness as any other human being wants happiness. We believe in dialogue, and we need your support to find this happiness in our country. So thank you very much. Che i tibetani tutti credono ancora nella pace, nella non violenza e nel perseguimento della felicità come diritto di ogni essere umano. Crediamo anche mente nel dialogo, però per perseguire questi valori noi abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Anche per questo vi ringrazio di essere oggi qui presenti. Grazie.